Siamo in Canalvena Chioggia, nel fondamento di altro municipio, con il neo eletto consigliere regionale del Partito Democratico, Jonathan Montanariello. È la prima volta che parla alle telecamere dopo la ancora probabile elezione, perché dicevi che la proclamazione ufficiale non è ancora. È domani, però insomma non ci sono problemi. Non ci sono. Tutti i dati dicono che non c'è nessun problema. Mentre invece per molti giorni, ormai le elezioni sono di 15 giorni fa, avevi scelto di non avere appunto, di non dare per sicuro l'evento. È una questione di serietà, restare con i piedi per terra, anche perché comunque c'è un iter burocratico barra legislativo da perseguire e nel rispetto stesso della carica che andremo a ricoprire è giusto rispettarlo. Non te l'aspettavi l'elezione, te l'aspettavi, è arrivata con numeri diversi, fuori città, io ricordiamo ha preso quasi 1900 preferenze, di cui oltre 1300 a Chioggia. Quasi 2000, sì. Diciamo che per quanto riguarda i numeri, le preferenze in maniera trasversale sono un po' calate ovunque, quindi il fatto che siano calate cambia poco, perché all'interno della sana competizione della lista tutti quanti hanno avuto un abbassamento. Abbiamo lavorato in maniera seria, ovviamente nessuno prima poteva dire me l'aspetto o non me l'aspetto, abbiamo lavorato in maniera puntuale, in maniera precisa, una squadra bella, una squadra misto gioventù e esperienza, piena di energia, piena di buoni propositi e a quanto pare riuscita a portare il risultato. Poi è stato fondamentale in provincia di Venezia far scattare il secondo consigliere che ha lasciato per esempio a casa province come Rovigo, ma storicamente Venezia ne ha sempre fatti due, in alcuni periodi fino a due legislature fa anche tre. Sotto questo aspetto Venezia è un po' il fortino del Partito Democratico, quindi era quasi per noi dato assodato che si lavorava per i due. C'è stato eletto assieme a Francesca Zotti, lei sì, insomma, era quasi sicuro di passare dopo il lavoro di 5 anni, anche quanto voto di genere ha aiutato un po' da tanti, ma più che parlare di cose politiche mi preme anche sottolineare il fatto che i voti che ti sono arrivati in città e fuori non sono arrivati solo da elettori tradizionali del Partito Democratico. Sostanzialmente tutti i candidati nella loro terra di appartenenza hanno preso una media di 600-700 voti, noi ne abbiamo presi quasi 1400, quindi credo che possiamo dire siamo il territorio all'interno della lista del Partito Democratico che più ha creduto nel proprio candidato, al netto di uscenti, non uscenti o incarichi dei vari candidati, siamo quelli che all'interno del proprio territorio hanno preso quasi il doppio di quanto hanno preso gli altri candidati a casa loro, al netto del numero generale, perché sappiamo bene dopo la politica a livello metropolitano, trasversale, però Chioggia ha dato un ottimo risultato. Ringraziare tutta la provincia che ha creduto in noi, ma in particolar modo la città di Chioggia che ha dato un contributo di primo livello e fondamentale su questa partita, dove ruolo fondamentale è stato tanto il lavoro fatto in città in questi anni, tanto il fatto di avere un partito unito e compatto come da anni non si vedeva su questa partita. È quello che dicevamo anche con il neo eletto consigliere Dolfin, del quale parleremo anche tra poco, che sarà tra i banchi della maggioranza. Avete un po' polarizzato la competizione elettorale tra 9 candidati chioggiotti. Diciamo, i chioggiotti hanno fatto una scelta, hanno raddoppiato la rappresentanza regionale rispetto all'ultima legislatura e si prestano appunto per questi 5 anni. Cominciamo a parlare di presente e di futuro. Già ieri ti sei espresso riguardo la grande novità, la conquista, si può dire, finalmente il MOSE attivo e ha dimostrato di funzionare. Siamo in Rivavena, qui era stata un'amministrazione di centrosinistra con il sindaco Guarnieri a lanciare il baby MOSE che sta salvando la città da 10 anni, adesso ci sono fondate speranze che anche il MOSE, quello grande, davvero funzioni per Chioggia, per Pellestrina, la Laguna e per Venezia. Il MOSE è stato oggetto di tante polemiche trasversali, un po' dovute perché sappiamo le brutte vicende che ci sono state, che esulo dal dibattito politico, perché il malaffare può appartenere al singolo, fortunatamente non a una classe in generale. Ci sono state tante polemiche dovute a quello. Come Partito Democratico abbiamo sempre creduto nell'importanza dell'opera, al punto che tanto i livelli locali quanto i livelli regionali ha sempre fatto una battaglia in quella direzione. Oggi è una soddisfazione prendere atto che l'opera parte tra virgolette nei suoi primi collaudi con il piede giusto. Un importante ringraziamento va fatto anche al governo centrale, non dimentichiamoci
che soprattutto nella figura di Andrea Martella c'è stato un lavoro in questi anni di primo livello che va sul nostro territorio, da una parte con la nuova agenzia che sta nascendo, dall'altra con tutta quanta la partita del ripristino del canale del Mose, quindi va anche ricordato che c'è un importante lavoro che parte dal livello locale per trovare una forte sponda a Roma, in questo caso nella figura del nostro sottosegretario al governo Andrea Martella, che ha continuato a dare gambe a quella che era già una partita che il centro-sinistra ha sempre difeso e perorato. Proprio domani ci sarà la conversione in legge nella prima parte del Senato per il famoso decreto agosto, che non solo blocca il deposito di GPL, ma istituisce proprio quella decennale, l'autorità per la laguna. So che c'erano stati anche attraverso l'avvocato Boscolo Giacchina dei suggerimenti per emendamenti accolti, mi pare, dei 5 Stelle, ovvero che Chioggia non deve avere solo un ruolo nel comitato consultivo, ma anche nel comitato di gestione dell'autorità per la laguna, sia per il Mose che per le altre pratiche, franche, eccetera. E non si rischia appunto che Chioggia, rispetto a quando c'era il comitatone, verrà depotenziata se non c'è un intervento? Ma io escluderei questo intanto perché credo a sgombrare il campo, e ora, con tutto rispetto per tutto il mondo civico, e lo dico da persone che hanno avuto un candidato presidente che viene dal mondo civico, però nei momenti e nelle stanze opportune la politica la deve fare la politica, quindi io, comitati o altro, sono importanti e fondamentali per regolare la politica e dare indicazioni. Per quanto riguarda la fase 2, credo che abbiamo sotto, all'interno di questa partita, un sottosegretario veneziano che viene dalla provincia di Venezia, che sta seguendo la partita, ha un importante occhio di riguardo per il nostro territorio. Il fatto che sia venuto a chiudere la mia campagna elettorale qui a Chioggia, oltre il fatto che essere un puntuale ospite della nostra città ogni volta che lo chiediamo, vuol dire che sicuramente Chioggia, con le istituzioni dovute, in questo caso tanto con i parlamentari quanto con Andrea Martella in prima persona, goda di una rappresentanza che farà di tutto affinché Chioggia non venga messa dietro ad altre realtà, ovviamente ognuno per le proprie rappresentanze. Per quanto riguarda il Mose, va dato atto a un importante lavoro, prima ancora che fosse noto sulla stampa, perché quando arriva sulla stampa c'è già a monte un lavoro che era stato messo in campo di Andrea Ferrazzi, che si è adoperato subito sia come senatore sia come politico nei rapporti con gli altri gruppi, per far ritirare quegli emendamenti e blindare la vicenda del deposito di GPL. Questi due elementi messi insieme credo che vogliano dire, al netto dell'ideologia politica, che le istituzioni centrali del Partito Democratico, in questo caso del governo, hanno un importante occhio di riguardo a Chioggia. Infatti due importanti risultati: GPL blindato grazie a un senatore del PD, Andrea Ferrazzi, col lavoro di squadra di tutti, e per quanto riguarda l'Agenzia della Laguna, insomma, Martella saprà ben tutelarci dal fatto che non diventiamo secondi, ovviamente, per quello che sono le nostre peculiarità, ad altre. Ricordiamo anche 15 giorni fa Martella presente a Chioggia per il Forte San Felice, sul quale si è speso in prima persona. Torniamo al Mose, perché appunto le cose di ieri. Guarda, Enrico, una parentesi. Io mi disinnamorerei dal fatto che dice il centrodestra, è importante il rapporto con la regione Conzaia, ma allora ancora di più il rapporto con il governo. In questo caso il Partito Democratico sta dimostrando come pancia a terra sta mettendo in fila tutte le risorse che ha a livello governativo per partite di primo livello nella nostra città. Agenzia della Laguna, Forte San Felice, deposito di GPL, Mose, quindi io credo che in questo momento storico sia più importante che da consigliere regionale si costruisca un forte presidio in regione e un dialogo col governo centrale, perché senza il passaggio col governo centrale queste quattro cose che abbiamo appena elencato sarebbero venute a mancare. Quindi disinnamoriamoci un po' del ruolo della regione, calcolando che la regione è fondamentale se dialoghi col governo, quello che da consigliere regionale e con tutto il partito locale stiamo facendo quotidianamente, rinforzando su queste partite che abbiamo appena detto. Parliamo appunto del futuro, del tuo impegno in consiglio regionale. Ancora magari non è noto il settore, la commissione dove ti andrai a impegnare, perché il primo consiglio sarà convocato ad ottobre, ma è noto a tutti che assieme al collega Dolfini
lavori nel trasporto pubblico locale, sei stato anche sindacalista del settore, quindi viene da pensare che ci sarà un tuo particolare impegno per questo settore, per i pendolari, gli studenti che devono ogni giorno usufruire di autobus e di treni sempre più deficitari e soprattutto di un territorio che spesso anche dalla stessa maggioranza leghista è stato definito come dimenticato. Dove andremo a collocarci ancora presto, perché c'è un dibattito all'interno del gruppo e va rispettata la sensibilità e le competenze di ognuno di noi. Mi auguro, tra le varie cose che mi occuperò, ovviamente ci occuperemo a 360 gradi di tutto ciò che riguarda la nostra città metropolitana, mi auguro di poter avere un ruolo nel trasporto, in quanto oggettivamente i nostri territori sono spesso, se non ormai abitudinalmente, stati dimenticati da questa maggioranza leghista, e quindi è giusto ripartire da lì, tra i vari punti all'interno della quale dovremmo ripartire, anche perché c'è una questione affettiva, c'è una questione di DNA e c'è una questione anche di proseguo delle battaglie che in questi anni abbiamo messo in campo. Quindi sicuramente faremo la nostra parte precisa e puntuale su tutto, partendo dal trasporto. Un'ultima questione, sempre che ti vede legato anche questo all'altro consigliere regionale Chiogiotto, siamo all'esterno del municipio, per questi anni, 9 anni, sei stato consigliere comunale, prima di maggioranza e poi di opposizione, la città ti conosce come uno dei più strenui oppositori dell'attuale giunta in carica, esattamente come Dolfin. Questo segnale elettorale della vostra elezione è per ora, salvo ricorso della non elezione dei 5 Stelle in regione, della stessa Enrico Baldin, cosa significa in chiave elezioni comunali 2021? Vabbè, in chiave elezioni comunali 2021 vuol dire una sola cosa, che ormai dopo 4 anni di amministrazione pentastellare, qui 5 anni, siamo quasi alla fine, la città ha a gran voce e in maniera convinta bocciato tutta la politica messa in campo dei 5 Stelle, l'ha bocciata a livello regionale, l'ha bocciata a livello locale. Credo che se anche loro hanno i piedi per terra sanno che ormai sono una realtà politica destinata non solo a scomparire, ma credo proprio ad estinguersi dal punto di vista politico. Gli ultimi dati dicono che in tutte le ultime regioni andate al voto in questi 2 anni non sono neanche entrati. Vuol dire che la città, premiando il ruolo degli oppositori dell'amministrazione Ferro, ha riconosciuto, a mio avviso, che l'amministrazione pentastellata in questi 5 anni ha fatto poco, e quel poco che ha fatto neanche in maniera puntuale, e che quindi era giusto dare spazio a chi si è impegnato fortemente a contestare quello che politicamente non erano ovviamente le aspettative dei cittadini. Pensi che rimarrai nel Consiglio Comunale, visto che la legge te lo consente, o sceglierai di impegnarti esclusivamente nella Regione? Ho dato la mia disponibilità a dimettermi in Consiglio Comunale per una questione ovviamente legata ad opportunità per chi c'è dietro di me, e perché abitudinalmente non siamo dei poltronai e quindi è giusto dare spazio a chi ha raggiunto dei risultati elettorali e oggi può metterli a frutto. E siamo in attesa di capire le dinamiche ovviamente legate ai destini personali di chi c'è dietro di noi, c'è un dibattito in corso, ovviamente la mia disponibilità è a lasciare il posto a chi può fare delle esperienze importanti e rimetterle in campo nelle prossime elezioni. Non per questo smetterai di occuparti della città di Chioggia, non solo da Venezia ma anche qui. Se il partito me lo consente, mi ricandido anche il prossimo anno da consigliere comunale, perché il legame con il territorio credo sia, oltre che nel mio DNA, importante e fondamentale per rappresentare meglio la città in regione. E comunque sei d'accordo nel considerare che le elezioni regionali sono il primo step di una nuova lunga campagna elettorale che durerà 8 mesi anche per il centro-sinistra? Siamo pronti. Ok, grazie Jonathan. Buona grazie giornata. Consigliere, naturalmente ti chiediamo, come abbiamo chiesto a Marco Dolfin, di tenersi aggiornati del tuo impegno in regione, di ogni cosa porterai avanti per Chioggia, ma non solo, per il territorio, disegni di legge, interrogazioni, interpellanze, se ce le farai conoscere, naturalmente Chioggia Azzurra sarà a tua disposizione per poter comunicare agli elettori cittadini. Come abbiamo sempre fatto, Chioggia Azzurra è un interlocutore di primo livello, anche perché riesce a raggiungere numeri davvero importanti, e quindi credo che mi lusinghi il fatto di passare attraverso i vostri canali nel mio operato. Grazie ancora e a presto e buon lavoro. Grazie.